perché ci sono dei momenti in cui nella vita si ricevono cattive sorprese. Probabilmente le cose non stanno procedendo proprio come le avevi immaginate. Forse non stanno andando avanti proprio come le avevi sognate e così come le avevi anche presentate in preghiera, nel tuo desiderio, davanti al Signore. Ebbene, sappi che il Signore non ha previsto delle cose sconvenienti nella tua vita per provocare il mormorio, la lamentela, per provocare, insomma, la tua di amarezza, la tua di insoddisfazione, di tristezza, ma Dio sta permettendo delle cose perché vuole lavorare meglio la tua vita. Dio vuole comprendere e capire realmente se tu lo ami, e lo ami non solo quando ci sono le acque dolci, ma lo ami anche quando ci sono le acque amare. Il salmista nel Salmo 56 dirà, e io voglio dirlo insieme a lui: nel giorno della paura io, Signore, confido in te. Quando si presenteranno delle cattive sorprese, o mentre le sto vivendo le cattive sorprese, Signore, io non voglio distogliere il mio sguardo da te, voglio continuare a lodare il tuo meraviglioso nome.